benemerenza conferita al concittadino Simone Vagnozzi, coach personale del tennista e campione Jannik Sinner, neo vincitore della Coppa Davis assieme alla squadra azzurra. Un ringraziamento per il contributo dato allo sport internazionale, determinante per il raggiungimento dello storico risultato e per l'onore reso al nostro comune, l'amministrazione comunale di Castorano. Grazie Simone. Lasciò Castorano, il suo paese, appena sedicenne per inseguire un grande sogno, diventare tennista professionista. Con grandi sacrifici ci è riuscito. Poi è divenuto allenatore e a soli 40 anni ha chiuso un cerchio importante con la Coppa Davis vinta dall'Italia domenica scorsa. Un successo, quello azzurro, che mancava da quasi mezzo secolo e che porta la firma su tutti del giovane Jannik Sinner, allenato proprio da lui, Simone Vagnozzi. Il coach che nel 2016 portò Marco Cecchinato ad arrampicarsi fino alla 16ª posizione del ranking ATP, per poi allenare anche l'ascolano Stefano Travaglia, dal febbraio 2022 è infatti il tecnico di Sinner, il numero 4 al mondo, capace di battere il fenomeno Djokovic per 3 volte in 10 giorni. L'altoatesino è il personaggio sportivo del momento e i suoi successi stanno avvicinando tanti giovani al tennis. E su questo, di meriti, Vagnozzi ne ha davvero tanti. Anche per questo motivo il coach è stato premiato dal comune di Castorano con una onorificenza proprio in questi giorni, nei quali l'ex tennista si trova in vacanza nel Piceno, tornato anche per rivedere la sua famiglia. Ma sicuramente fa sempre piacere tornare a casa e oggi mi hanno fatto una bella, spero che mi faranno una bella festa, ancora non è iniziata, no, è stato carino il sindaco ad invitarmi, quindi sono felice, sono pochi giorni a casa, ma quando torno ci sto ben volentieri. Quali sono i ricordi più importanti e più belli che Simone Vagnozzi ha legati a questo territorio di origine? Bella domanda, no, guarda, io sono andato via che avevo 16 anni qui per inseguire un po' il sogno, no? Che il mio sogno da ragazzino era giocare, però ho tanti amici, sono tornato una decina d'anni fa a vivere qua e penso che non andrò più via perché si vive molto bene e quindi niente, sono sempre molto felice di tornare. In passato il Piceno ha sognato con Travaglia, secondo lei all'orizzonte può esserci qualche altro campione del territorio? Ma siamo stati sempre abbastanza fortunati, abbiamo avuto sempre tanti ragazzi giovani che hanno giocato bene, Quincy, Travaglia, mi metto anch'io. Sicuramente verrà fuori qualcuno e spero vivamente che un marchigiano possa salire in alto. Vagnozzi poi rivela che anche Sinner è rimasto molto colpito dal Piceno, territorio visitato la scorsa estate. Ma è stato l'anno scorso dopo Roma, ho fatto un paio di giorni qui e abbiamo fatto provare un po' di cose non strane, cose non strane, ci sono piaciuti gli arrosticini. Per un altro destino è abbastanza particolare. E sugli obiettivi per il 2024 il coach non ha dubbi. Il sogno è quello di vincere uno slam, anche di vincere l'Olimpiadi, sicuramente l'Olimpiadi fa parte del nostro schedule. Sicuramente l'obiettivo sarà quello di stabilizzarsi tra i primi 3-4 del mondo e avere continuità di rendimento e poi da lì, quando una continuità di rendimento, allora mai si può puntare a vincere. Risultati quelli ottenuti da Vagnozzi che rendono orgogliosi tutti i castoranesi. Questa è una vittoria importante per lo sport italiano, ma per il nostro comune che ci dà tanta visibilità anche all'estero. Simone è un ragazzo cresciuto qui a Castorano e un ragazzo come tutti quanti noi, ma che si è fatto strada sia come tennista che attualmente come allenatore. Quindi la cosa ci fa molto 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 piacere.